nessuna prova, nessun dato oggettivo. Tutto ciò che riguarda gli avvistamenti UFO sembra in netta antitesi con quello che la scienza richiede per ritenere reale un fenomeno. Una contraddizione però solo apparente. Universalmente, sbagliando, si intende per UFO una cosa strana che però non esiste. Queste sono cose strane, ma esistono. Però bisogna distinguere se sono astronomiche, cosmiche, ancora sconosciute o mal interpretate, oppure veramente qualche cosa che viene, e allora piuttosto che UFO io adopero il termine alieno. Alieno viene dal latino alius, che vuol dire diverso da. Diverso da che cosa? Diverso da quello che noi conosciamo. Per tutti i fenomeni sconosciuti che ho quotidianamente l'uomo attinge, occorre adoperare finché si può l'uso della nostra scienza, perché non abbiamo altro. Poi ad un certo punto, quando non ci sappiamo più capacitare, bisogna avere l'umiltà ma anche la curiosità di catalogare questi fenomeni e di attendere di avere più dati o più possibilità tecniche per investigarli ulteriormente, anche dopo anni, anche dopo 40-50 anni, con una scienza che sia più moderna, che sia più evoluta. E il suo approccio personale da uomo comunque di scienza qual è quando si trova di fronte a notizie di avvistamenti o altri fenomeni comunque strani? Dunque, tenga presente che per un investigatore, un inquirente serio, dall'inizio del contatto con l'informazione alla pubblicazione, se ne vale la pena, della vicenda passa non meno di un anno, di media un anno e mezzo, due anni. In questi due anni non è che non si faccia nulla, è che si procede per gradi. Innanzitutto il contatto con il testimone, se abbiamo un testimone fisico, una persona, è indispensabile, perché dal testimone si possono capire tante cose. E arrivare a un punto in cui, se la informazione che ci è stata data dai media ufficiali è in aperta contraddizione con quello che abbiamo scoperto noi nel nostro piccolo, allora deve suonare il campanello d'allarme e indurci ad andare avanti, perché la verità non è né quella che ci hanno detto, ma neanche quella che cui noi con i nostri poveri mezzi siamo arrivati. Bisogna andare avanti, avanti, avanti ancora.